Stato di agitazione dei dipendenti della SAM, l'azienda incaricata dei servizi igienico-ambientali a Pagani. Diverse organizzazioni sindacali hanno presentato in una lettera congiunta numerose richieste per risolvere i problemi che affliggono i dipendenti. Richieste che finora sono rimaste inascoltate. La missiva, a firma di CGL Funzione Pubblica, CISL e FIAL, parte dalle preoccupazioni espresse per la legge regionale 14 del 2016, che regola le norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e che darà potere decisionale ai nuovi subambiti distrettuali a cui sarà affidato il servizio inerente al ciclo integrale dei rifiuti. Questo, unito alla latitanza del socio unico e allo stallo operativo e gestionale della SAM, che ancora non ha condiviso il piano industriale annunciato per fine luglio 2023, porterà l'azienda a sgretolarsi, affermano i sindacati. La convocazione di un incontro tra le parti è stata rinviata a data da destinarsi, mentre i problemi all'interno del cantiere continuano a persistere, con gravi conseguenze sulla sicurezza del personale. Tra le criticità, i sindacati segnalano in particolare problemi relativi alla sicurezza dei mezzi in dotazione al personale del comparto igiene ambientale. Restano inevase anche le richieste inoltrate all'EDA Salerno per una semplice trasmissione dell'elenco completo dei lavoratori a vario titolo già impegnati nei servizi ambientali. Il settore multiservizi si trova poi in una situazione di precarietà occupazionale e salariale senza alcun interesse da parte del socio unico. Di fronte a questa situazione insostenibile, le organizzazioni sindacali dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale e chiedono l'intervento del prefetto di Salerno per avviare le procedure di raffreddamento. Se non verrà data una risposta entro 5 giorni, si procederà con la mobilitazione dei lavoratori nel rispetto delle normative e degli accordi del settore.